un nuovo giorno alla Silol. Era ora. Lo so, Lollina, hai fatto un sacco di film. È vero, hai ragione anche tu. Tutte le tue regie, tutte le tue favole. Lo so, però in effetti mi mancava un po' la Silol. Infatti queste ragazze devono studiare. E dicevamo, era un nuovo giorno alla Silol. Lo hai già detto. Ho capito, Lollina, fammi andare avanti. Ok. E le Lil erano diventate 50.000. Come gli iscritti? Più o meno, vabbè, meno, dai. E le 270. 270, come la casella postale. Sì. Sì, Lollina, andiamo avanti. Sì. E le Lol, scusatemi, e le Lil erano veramente stuplicate. Alice, anche tu adesso ti ci metti? Hai visto quante ne ho fatte? Alice, le hai fatte tu? E chi se no, scusami. Cosa pensi? Alice. Che siano uscite dalle palline? Sì, sono uscite dalle palline. Vabbè, è sempre una tua convinzione. Come sono stupata. E Lollina era molto contenta perché stava per annunciare qualcosa di bello alle 100 miliardi di milioni di Lil. Ragazze, oggi c'è una persona speciale per voi. Una paleontologa. Sapete chi è il paleontologo? Eccola, è lei. Ciao, sono appena arrivata, sono il paleontologo. Che cosa significa il tuo nome? No, non è il mio nome, è la mia professione. Vabbè, che lavoro fai? Il paleontologo. Ho capito, ma che cosa vuol dire? Ce lo dice Lara? Sì. Beh, diccelo. Il paleontologo è uno che cerca i fossili e i resti dei dinosauri. E ci vai vestita così? Certo! I paleontologi sono vestiti proprio così. Ah, col vestitino glitterato? E certo, perché mentre scavano i fossili è importante essere... fecio! Vabbè. E di cosa ci parlerai? Oggi vi parlerò dei dinosauri. Ma c'è Sakai che abbaia? Lo facciamo entrare? Sì. Questo cane che abbaia durante i video, io non lo so. Vabbè, allora di cosa ci parlerai? Allora, vi parlerò dei dinosauri. E vi parlerò del tirannosauro, che era grande e feroce. Usava... fammi leggere. Era lungo 12 metri, alto 6 metri. E si mangiava 80-100 kg di carne al giorno. E aveva denti affilatissimi, 52 denti. Ed è carnivoro. E sapete voi che vuol dire carnivoro, piccoline? Non lo so. Non lo so. Che mangiava la carne? E sapete come faceva a vedere, come si faceva a riconoscere che aveva... che hai detto? Cosa stavo dicendo? Ma che parli come dice? No! Dicevo... Come si fanno a riconoscere se sono carnivori o erbivori? Ora che sono, so. Ora che sono spariti tutti, vedendo le ossa di animali, se avevano i denti piatti erano erbivori e invece se ci avevano affilati erano carnivori. Quante cose stiamo imparando. Bene, e andiamo a prenderci il caffè, facciamo una piccola pausa? Ok. Le due insegnanti erano uscite e neanche a dirlo, le Lil quando rimangono da sole, voi sapete già cosa fanno. Niente, non stanno facendo nessun disastro. Cosa sta succedendo? Ma a un certo punto Lollinetta tira fuori dallo zaino una cosa particolare. Ehi ragazze, sapete che cosa ho comprato in edicola? Tu? Cosa? Ho comprato un uovo di dinosauro. Lo volete vedere? Sì. Eccolo qua. Bisogna metterlo nell'acqua e esce un dinosauro. No, non è vero, è di gommina, piccolino, che è un giocattolino, piccolino. Facciamo? Sì. Ok. Ecco fatto, adesso dobbiamo aspettare fino a domani. Bene, domani quando torniamo, tipiti. Esatto, vi traduco. Per chi non parla il tipitese,
cinese che hanno detto che domani, che bello, lo troveremo schiuso. Io perché devo andare a scuola con queste che parlano in questo modo? Tecnicamente ancora non l'ho capito. Ma nella notte qualcosa di strano accadde a quell'uovo. Il giorno dopo, Lollina chiese alle ragazze: allora bambine, avete studiato? Sì. Avete studiato i dinosauri? Sì. Bene, allora il Tyrannosaurus Rex quanto era grande? Ah, Lollina! Cosa c'è? Era alto! Alto! Alto come quello! Quello cosa? Di là! Di là dove? Là! Dove? Non capisco, ragazze! Alto! Là! Studiare, che bello, i tuoi denti, sei carnivoro. Oh. Ma scusatemi, ma è affettuoso? Sì. E se cade? È un cucciolo? Sembrerebbe. Vuoi la pappina? Se vuoi ti do questo. Ma ci vuole una scatoletta da 100 kg. Ti ricordi? C'era scritto 80 kg. È vero. E dove la compriamo? Non lo so. Idea! Vado a comprare al negozio qualcosa. Ok. Speriamo che torni presto con qualcosa da mangiare. Oh, eccola, ritorna. Che cosa hai comprato? Nutella! Senti, vuoi giocare con la pallina? Te la tiro, Pronto? Vai! E così quella lezione di storia fu veramente particolare. Ragazzi, vi siete divertite? Sì! E a voi, Dino? Sta simpatico? Sì! C'è un solo... Aia, mi farei male! C'è un solo problema. Che cosa? Ha fatto la pipì. Deve essere una piscina. Chi la pulisce? Non va bene, non si fa, No, ti do le totò, E voi, se vi siete divertiti con noi, rimanete insieme a noi, iscrivetevi al canale e lasciate un commento per il nostro Dino. E soprattutto, continuate a iscrivervi e diventate 100 milioni di miliardi. Ciao, un bacio a tutti quanti. Ciao.